Agrigentini in trasferta, arrestati per rapina alla Banca dell'Etruria, a Tarquinia, in provincia di Viterbo, nel Lazio. Agrigentini fuori dalle mura delle proprie città, furti, rapine, armi e droga, le manette, gli arresti, le carcere. Eccola qui, nella fotografia in onda, è la città di Tarquinia, in provincia di Viterbo. Dove? Nel Lazio, al confine con la Toscana. Ed eccoli qui, loro, lui, Nicolò Lombardo, 60 anni, e lei, Daniela Vita, 22 anni, sono di origine agrigentina. Ed ecco ancora loro, lui, Claudio Randone, 38 anni, e lei, Daniela Macri, 44 anni, sono romani. Poi ancora, eccoli qui, sono Coltelli e Taglierini, sulle foto dei quattro. Più in basso, osservate con attenzione, vi è anche una tenaglia nera. E che è? È uno scaricatore di elettricità, serve per stordire. Ok, ecco tutti gli ingredienti per la ricetta. Il piatto è stata una rapina. Nel mirino dei quattro, una banca nel centro storico di Tarquinia, l'Etruria, in piazzale Europa. Due fuori e due dentro, travisati alla volto, armi e scariche elettriche. Sette persone, tra impiegati, le direttore e clienti, stordite e rinchiuse a chiave in una stanza. Un altro impiegato in ostaggio, minacciato con un coltello alla gola. Paura e panico, il colpo, il bottino, 80.000 euro, la fuga a bordo di due automobili rubate, scatta l'allarme di sicurezza, l'inseguimento dei carabinieri, acciuffati, ammanettati, arrestati. Le due donne sono state anche sorprese in possesso di 14 grammi di hashish, nascosti tra le parti intime. Adesso Lombardo, Vita, Macri e Randone, già ospiti di un campeggio di Tarquinia, sono reclusi nel carcere di Civitavecchia. Rispondono di rapina, sequestro di persona, furto aggravato, ricettazione, detenzione di droga e armi e anche resistenza e violenza pubblico ufficiale, perché due carabinieri sono stati feriti.